Salve a tutti, sono Erif Iqbal e state guardando WNS News. Emergono nuovi dettagli sul tentato rapimento di Hanako Arasaka alla parata di dashi della corporazione giapponese. Secondo i primi resoconti, gli aggressori sarebbero entrati in azione nel bel mezzo della parata e hanno provato a prendere il controllo del carro su cui si trovava l'erede dell'Arasaka. Per fortuna, la sicurezza della corporazione, sotto il comando diretto di Yorinobu... Buonasera, buonasera, bella gente, buon venerdì soprattutto, buon Epifania che ora sarà la mezzanotte che ci verrà l'ultima festività uscita dalla Befana e benvenuti in questa puntata dello Zirod con il nostro Save Pack. Bene raga, prima di iniziare come sempre ricordo a tutti che oltre a me c'è tanta bella gente simpatica. Tra tutti i miei amici che si dedica specialmente al mondo del retro games abbiamo il nostro Nora che ci delizia con la musica. La nostra bellissima Sarah Connor, che anche lei si sta dedicando al cinema cult, portando varie pellicole dei più bellissimi film di allora. Il nostro Grey 92, la Sarah Jo, chi che porta il retro, Isabelle, Rob, Beta Rome, Deux Panzer, Yekolan, Samiak Phoenix, Simon 93, Axel, Pippo Show, Kreise, Principe Anna, Gabriel Auditore e Mr. Bug. Ok raga, datemi giusto qualche secondo che sto preparando tutto. Dorian, per favore. Ma sembra di mangiare le caccole! Joss, abbiamo finito. Avete fatto? A letto, allora. Questo è per te, zio River. Grazie, Monique. Avete trovato qualcosa? Sembra che Randy conoscesse il suo rapitore. Erano in contatto. Perché avrebbe fatto una cosa simile? Non sai com'è fatto. Ragazzi, cercano aiuto nei posti sbagliati. Da quand'è che non mangi? Ieri. Prendi il mio, non ho fame. Grazie, magari dopo. Senti, niente cazzate, non guardare mio fratello. Dimmi solo.
Troverete mio figlio. River è un investigatore con le palle. Fai come se lo avessimo già trovato. Non mollo finché non lo trovo, Joss. Joss, ti secca se vi usa la ruota di Randy stanotte? No, va bene. Ti fermi, vero? Devi aiutarmi ad arrivare fino in fondo. Certo che resto. Sai arrivarci? Sì, e vado diretta a dormire. Non deve essere facile crescere 3 figli da sola. Ma con mio marito non era più facile. In effetti era meglio quando non tornava. A volte speravo sparisse per un mese, in modo... Vi, sveglia. Non ho dormito abbastanza. Ha chiamato Yowen. Il cartone ha funzionato. Sta sognando. Hai la BD? Ce l'ho qui. Tieni, collegati al computer. Voglio vederla sul monitor. Quella dottoressa è veloce. Niente male. Che cosa ti prende, Anthony? Devo segnalarlo. Spero che tu capisca. Questo non è un comportamento normale. Anthony, hai ucciso la tartaruga di Liam. Era malata, non mangiava, se ne stava nel suo guscio. Volevo solo aiutarla. Iniettandole dell'HGH. Come ti è venuto in mente? Te l'ha insegnato tuo padre? Sei stato accolto da brave persone. Si sono fidate di te. È così che le ripaghi? Il tuo amico è morto, lo capisco. Ma non è una scusa. Chi se ne frega? Che cosa hai detto? Ok, ne ho avuto abbastanza. Ne parlerò con il preside e con i tuoi genitori adottivi. Tale padre, tale figlio. Non osare parlare del mio papà! Esatto, stronzetto. So tutto. La fattoria è fallita e Papino si è fatto saltare la testa. Stai zitto! Stai zitto! Stai zitto! Non nominare mio papà! Scemo! Non puoi! Non puoi! Era malata! Non stava bene! Volevo solo aiutarla! Mamma mia! Possiamo tornare ai tempi della gioventù di Alice. Anthony. Devo segnalarlo. Spero di vedere. Mi ricordo questa sparatoria. Abbiamo studiato il caso ai tempi dell'Accademia.
Dammi un secondo per controllare che scuola fosse. Laguna Bend. La città è stata allagata negli anni 50. Beh, almeno sappiamo più o meno dove abitava Harris. Mi sa che ho finito. Trofeo, vecchio, datato 2042, primo posto nel torneo di lotta interscolastica. Ani! Dove sei finito? Vieni qui! Arrivo! Tony, vieni qui! Che c'è, papà? Non dimentichi niente? Ti ho fatto una domanda! Io non lo so! Livelli di colina e metionina, vedi niente di strano? Troppo bassi? Avresti dovuto controllare prima di scuola. Che cosa hai da dire in merito? La mucca morirà per colpa tua! La ucciderai come hai ucciso tua madre! Io... scusa. Ah, non scusarti! Aumentale gli ormoni! E spegni quel dannato cartone! Quante volte te lo devo dire di non lasciarlo acceso, eh? Metà della giornata la passa a spegnere quella merda! Il nostro cartone. Il piccolo Tony mi ha dato l'atto. Mi sa che ho finito. Harris sembra ancora più giovane qui. Tony! Dove? Vieni qui! Arrivo! Oh, merda! Vedi, la mucca è malata, come le altre. C'è modo di identificarlo. Il padre del ragazzo è un vero stronzo. Sembra un bioscanner per bestiame, per i segni vitali. Vai, vieni qui! Che c'è da fare? Non mi dici! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Spegni!
iniettori da bestiame per ormoni e antibiotici. La gente mangiava carne piena di merda. Dannato cartone! Quanto per lui di cosa? Integratori nel mangime per la salute del bestiame. E dove staresti andando, Mike? Vieni qui, furbetto, ti farai male. Tony si prenderà cura di te. Da bravo, su. Uso, Barbara. Бурнадна, сира сегодня. Credo sia questo il posto, B. È un ricordo recente. Deve essere la sua tana. Ho trovato dei cavi. Un orologio, un'ora a mezzanotte. Sembra che Peter Pan abbia trasformato la fattoria in una cazzo di fortezza. Mezzanotte. Deve essere stato un'officina a un certo punto. Senti anche tu? Trasporto della spazzatura. Il segnale per scaricare. Deve esserci una discarica vicino. Oh, merda. Tratta i ragazzini rapiti come bestiame. Una macchina che controlla un sistema di iniezione per stimolanti, ormoni o roba simile. Guarda, un altro. Guarda il timbro dei pompieri qui. City South. Ottimo. Non vedo Randy. Il terminale controlla i recinti. Ce ne sarà un altro da qualche parte per mine e torrette.
Sul modello della fattoria c'è scritto Petrochem. Ehi, le torri illuminate. Pubblicità dell'album delle Askrex uscito all'epoca. I colori cambiavano ogni ora. Mi sa che abbiamo finito. Ok, a che punto siamo esattamente? Sappiamo che Harris abita accanto a una vecchia scuola che ora è sommersa. Dalla fattoria si vedono il profilo della città e le torri delle Askrex. Distano poche miglia. Sappiamo anche che la fattoria è vicina a una discarica. Il codice sul gioco che rende ricevuto da Harris punta alle Badlands. Le torri con la pubblicità dell'album delle Askrex cambiano colore ogni ora. E così sappiamo l'orario. 11 di sera. Esatto. E questo vuol dire che la fattoria è a est della città. Sud-est, anzi. Il timbro sul documento NCFD veniva dalla regione a sud. La fattoria è un modello della Petrochem. Possiamo eliminare le altre. Il che limita le possibilità a Edgewood Farm. Deve essere il nostro posto. Allora, ci siamo. Spero di non aver mandato tutto in merda. Avanti, andiamo. Ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle. Dannazione. Fa che funzioni. Funzionerà. Abbiamo fatto più noi in due giorni che la polizia in settimane. Non che ci voglia molto, ma sì, hai ragione. Grazie, V, per tutto quanto. Lo troveremo, River. Se solo mi fossi accorto prima di cosa provava, di cosa lo tormentava. Non è colpa tua. Sono suo zio, V, e non sono stato presente per lui. Cazzo! Tieni duro, Randy. Ti prego, tieni duro. Reggiti forte! River, ecco la fattoria, ci siamo! Lo so, andiamo al fienile, presto!
essere qui. Do un'occhiata in giro. Disattivare il sistema difensivo e poi corri al tienile. River, vieni qui, presto! Oh, cazzo! Ancora vivo? Ce l'abbiamo fatta! Vi, spegni la macchina, altrimenti non posso staccare Randy! Randy? 10-52, ripeto, un 10-52 a una fattoria a sud della città! Sì, mandate una cazzo di squadra! Sì, invio le coordinate. No, diverse, come minimo! Fate presto, cazzo! E fate attenzione alle difese automatiche. Sono consistenti. Ok, ho staccato tutto! Guarda gli altri. Magari sono ancora vivi. Va bene. È morto da diversi giorni ormai.
Vi, aiutami con Randy! Va tutto bene, non aver paura. Siamo qui per aiutarti. Sei disidratato, ma andrà tutto bene. Vi, aiutami con Randy! Ce l'abbiamo fatta, River. Già, ce l'abbiamo fatta. Ma non voglio lasciare le cose così. L'orrore che ha causato quel bastardo. Non posso fare finta di niente. Che cosa vuoi fare? Lo vuoi azzerare? Esatto. Voglio guardarlo negli occhi mentre gli tolgo la vita. Quel bastardo deve morire. River, dai, cazzo. Non cambierà niente. Anthony Harris è un guscio vuoto, un pezzo di carne attaccato a un respiratore. Per quanto ancora? Deve morire. È l'unico modo per essere sicuri. Basta. Vuoi buttare via tutto per vendicarti di un vegetale già fottuto? Oh, non lo so. Forse hai ragione. Ma se non faccio niente, finisco per impazzire. In realtà, puoi fare diverse cose, River. Joss, Randy, i ragazzi hanno bisogno di te, ora più che mai. Sì, no, hai ragione. Dimenticati di Harris. Vivi un giorno alla volta. E prenditi una pausa. Quando avrai di nuovo le idee chiare, sentiamoci. Parleremo un po'. Sì, mi serve un po' di tempo per riflettere. Ma ti chiamerò. Promesso. Ehi, siamo pronti a partire. Vieni con noi o no? Grazie, V. Non ce l'avrei mai fatta. Senza di te. Figurati. E fatti sentire. Poveri ragazzi. Hai mai visto qualcosa del genere prima d'ora? 8 anni di servizio e non ho mai visto nulla di simile. Altro che perversione.
Beh, abbiamo evitato un omicidio di massa e salvato. Chissà se man mano così stiamo creando degli alleati, eh? Salve, V. Alleluia. Dobbiamo parlare. Sì, lo so. Elizabeth mi ha raccontato. Ho fatto bene ad assumere una professionista. Elizabeth, cosa ti ha detto esattamente? Non è entrata nei dettagli, solo che l'SSI ci spiava per conto di quel figlio di puttana di Holt. Immagino tu sappia altro. Ti sembrerà strano, ma non ho molto altro. Deve pure esserci qualcosa. Non hai trovato qualche prova? Mi spiace, sono tutte voci e speculazioni. Ad esempio? L'SSI riceveva soldi da molte persone, tra cui Holt. Ma è una pista debole, troppo debole. Niente che possa aiutarti, Jefferson. Maledizione. D'accordo, ci penserò io. Che vuoi dire? Prima cosa, vincerò queste dannate elezioni. Poi troverò il figlio di puttana che ci ha spiato. E se è Holt, scoprirò tutto il marcio che nasconde e lo userò per seppellirlo. Beh, allora, buona fortuna. Riceverai presto il tuo compenso. Hai già la mia gratitudine. Arrivederci. Allora, cosa ne pensi? Dubito che dietro questa storia ci siano delle persone. Quindi degli alieni? Molto divertente. Sei troppo giovane per ricordarlo, ma tempo fa la gente parlava di un IA fuori controllo in agguato nel cyberspazio. Quindi, niente alieni? Non importa chi o cosa. Il nostro uomo ha perso in partenza. Possono fare quello che vogliono. È fottuto, V. Almeno in questo modo non dovrebbe rischiare.
è meglio incontrare uno... Vedi un po' che dice. Poi io continuo con la campagna perché... Ah, nel pomeriggio, quindi ho ancora tutto il tempo.
ne vedremo delle belle.
Ok. Barca così grande. Non l'ho mai vista la...
culo ai rischi. Se tu mi copri le spalle, ci sto. Sì, esatto. Avresti reso orgoglioso. Il cliente è felice, cioè che le registrazioni del consigliere Cole sono molto interessanti. Grazie, V. Missione compiuta. Potrebbe esserci qualcosa. Una dirigente della mia tecnica. Rintanata in un hotel corporativo. La sorveglianza è stretta, quindi mi serve qualcuno all'altezza. Comunque, lo so che a te piacciono le sfide. Dettagli allegati.
Mamma mia, che tandem per potenziare i man mano. Comunque bello. Ah, che sete ragazzi. Eppure non ho mangiato quasi niente di salato. Su, sveglia! Cosa? Chi diavolo sei tu? Troverai più interessante chi mi manda. Ricordi il tuo piccolo esperimento con il clan Red Oaker? Le famiglie ti mandano i loro saluti. Sì, lo ricordo bene. Era parte integrante della mia ricerca. Vedi, stavamo lavorando a un nuovo antibiotico. Ti prego, vorresti rifilarmi la storiella dei sacrifici necessari per salvare l'umanità? No, conosco quelli come te. Ne ho assoldati parecchi. E so che non mi perdonerai. Ma almeno lasciami salvare i risultati dei test per future applicazioni. Quei nomadi sono morti ormai. Lascia che la loro morte abbia uno scopo. D'accordo, fallo. Ma niente scherzi, intesi? Sicurezza! Sicurezza! Ma guarda la furbetta.
Su, sveglia. Cosa? Chi diavolo sei tu? Troverai più interessante chi mi manda. Ricordi? Sì. No. Ma... questo antibiotico, sono sicura che la maggior parte dell'umanità non potrebbe neanche permetterselo. Il suo unico scopo è riempirvi le tasche. Fanculo ai tuoi dati. Morirai qui e ora. Sicurezza! Sicurezza! Stai solo peggiorando le cose. Vieni fuori. Sicurezza! Sicurezza!
comunità in zona, rispondete. Rispondo alla chiamata. Hai programmi per stasera, centralino? Centralino, mi ricevi? Ah, è uno di quei giorni. Il veicolo del sospetto è stato localizzato. Dettagli inviati. A tutte le unità, la sospettata è sfuggita alle pattuglie. Riprendere subito le ricerche. Mannaggia. Alle unità a Santo Domingo, abbiamo la segnalazione di un altro crimine. Ricevuto, centrale, attendo le coordinate. Prossima gara. Sono già qui. Ti aspetto. Vuoi usare il tuo mezzo o prendo Beast? Beast. Sguinzagliamola. Non puoi tenere una belva del genere rinchiusa nella tua officina. Ben detto. Ci vediamo a Rancho, allora? Parto subito. A dopo. Do un'occhiata al motore prima di cominciare, vedo se è tutto a posto. Ma resta qui vicino, per sicurezza. Non hai paura di farti ammazzare? Cosa, oggi? In gara? Perché? Non parlo solo di oggi. Dico, in generale, nella prossima o in quella dopo. Una mia chum è morta in cucina prendendo la scossa dal tostapane. Quindi, sai, va come deve andare. Che sarà, sarà. Quante probabilità abbiamo? Beh, non sarà facile battere Luigi. Poi oggi ha Margot sulla torretta. E quindi? È brava a centrare le gomme, ma non preoccuparti, non farti influenzare. Tu pensa alla strada, io penso all'intrattenimento. Scusa, faccio solo un paio di controlli prima di cominciare. Certo. Mm.
che brucia! Fatemi ruggire! Fatemi sanguinare le orecchie! Oh sì, lo adoro! Conto alla rovescia! 3, 2, 1! Uno davanti, lo vedi? Luigi, stagli dietro! Grossa curva in arrivo, tagliala! Avvicinare! A tutte le unità nel settore, segnalano altre attività sospette. È stato ripristinato l'ordine. Tornate in pattuglia. Occhio alle spalle, vogliono sorpassarci. Che ci provino. Fatemi ruggire! Fatemi sanguinare le orecchie!
adoro! Punto alla rovescia! 3, 2, 1! Uno davanti, lo vedi? Luigi, stagli dietro! Peggio della missione del sabato. Grossa curva in arrivo, tagliala! Vogliono sorpassarci! Che ci provino! Vino! Possiamo vincere, Vi! Vi! Torna in pista! Sha miseria!
Abbiamo la segnalazione di un altro crimine. Ricevuto centrale, attendo le coordinate. A tutte le unità in zona, è stato ripristinato l'ordine. Tornate in pattuglia. Possiamo vincere, vi! Mannaggia, sempre a quella curva maledetta. Uffa, e vabbè, ritenterò domani. Buonanotte, raga.